Guido Reni, dunque, nasce a Bologna nel 1575, una data oggi, diciamo, considerate le vicende politiche del nostro paese in questi giorni, in questo periodo, una data emblematica, perché 1575 Guido Reni, così mi ha colpito il fatto che coetaneo, tenendo conto naturalmente solo delle ultime due cifre, 75, di Matteo Renzi, pensate un po', è coetaneo di Matteo Renzi. No, voleva essere una battuta, in effetti, sì, no, ma insomma, no, grazie. Questo naturalmente non voglio proporre paragoni fuori luogo, la determinazione, la cosa, eccetera. È padre musicista, quindi ambiente, diciamo, di alta cultura. Poi considerate Bologna, cosa vuol dire Bologna? Cioè la città universitaria per antonomasia, in quegli anni la città colta per antonomasia. E infatti Guido Reni si forma nella scuola diretta da un pittore fiammingo, Denis Calvart. Dopo essere stato alla scuola di Denis Calvart, diviene allievo della prima accademia bolognese, quella dei Carracci, gli Incamminati, la migliore scuola artistica di Bologna. Ma subito entra in conflitto con i suoi grandi maestri, i Carracci, in particolare con Ludovico Carracci, e però fa anche all'interno della scuola, coltiva alcune amicizie, tra cui una importantissima, quella con un certo Francesco Albani, che poi diventerà a sua volta un eccellente pittore. Guido Reni è il grande figlio della pittura bolognese, bolognese di nascita e soprattutto bolognese di cultura. Bologna è una delle grandi patrie delle arti, e non solo nel 600, fin da prima e successivamente. La scuola bolognese è una delle glorie dell'arte italiana. Guido Reni è allievo di Annibale Carracci, e qui proprio mentre ci avviciniamo al quadro di Guido Reni nella galleria, e proprio incontriamo la Maddalena penitente di Annibale Carracci, dove si vede una caratteristica mirabile della scuola bolognese, il paesaggio. È tra i primi grandi paesaggi della pittura italiana, i paesaggi della scuola bolognese. E ci avviciniamo a Reni passando attraverso l'opera di alcuni suoi amici, colleghi dell'epoca. Questo è Albani, in una delle cosiddette lunette Aldobrandini, fatti proprio da Annibale Carracci e i suoi allievi. Questa è l'Adorazione dei Maggi di Francesco Albani, pittore molto, molto interessante, molto vicino a Reni in certi momenti. E questo è il trasporto di Cristo al sepolcro. È un'altra delle lunette Aldobrandini, e vediamo questo paesaggio vastissimo, e perfino la scena al lume di notte con l'Adorazione dei Pastori al lume di notte, altro tema mirabile della pittura del tempo. Rappresenta la bellezza, però in un modo opposto a quello di Velázquez. Cioè Velázquez rende bello ciò che nella realtà in verità non è bello per niente, e lo fa diventare invece il bello stesso dell'arte. Reni invece rappresentava persone belle, immagini belle, episodi belli in modo bello. Nella galleria Doria Panfili qui si conserva tra l'altro un bellissimo quadro di Reni, eccolo qua. Il combattimento dei puttini, un soggetto curioso. Sono tre puttini alati
quindi figure, come dire, nobili, e tre ragazzini normali, come dire, senza ali. E guarda caso, quelli diciamo normali vincono nel quadro su quelli alati, insomma un po' come un proletariato che vince sulla nobiltà. Il quadro all'epoca fu interpretato proprio così, come fosse un'allegoria della lotta di forze più semplici, spontanee, popolari contro forze nobiliari. È interessante il fatto che proprio Guido Reni, di cui noi parleremo come l'artista forse più estetizzante, più lirico, più nobile nell'espressione, vero esponente del culto della bellezza, in un quadro come questo sì, ha praticato l'esercizio della bellezza, perché insomma, chiunque si intende un po' di pittura vede bene quanto fine e quanto elegante è questa pittura, e tuttavia con un soggetto ben più energico di quanto si potrebbe pensare alla prima. Scopriremo che tutta l'arte di Guido Reni è così, forte, energica, molto attenta alla realtà dell'esistenza, ma rivolta a una sorta di ideale, quella bellezza di cui si faceva cenno un attimo prima. Ma insomma, questa bellezza, che cos'è? Cari amici, buongiorno. Naturalmente il personaggio che parla nel video, che sarei io, pone una domanda a cui io non darò risposta, non ho la più pallida idea di che cosa sia la bellezza, però la bellezza, la bellezza come si esprime, dove si trova, dove si individua? Naturalmente appunto è impossibile dirlo, e tuttavia ognuno di noi ha certamente radicato dentro di sé un'idea di bellezza. Anzi, diciamo di più, che noi osserviamo la realtà naturalmente attraverso i nostri sensi e filtrata dalla mente. In effetti i sensi veicolano la realtà che poi viene valutata dalla mente. Non c'è dubbio che il principio della bellezza è uno dei grandi filtri con cui l'essere vivente percepisce la realtà. L'essere vivente, dico, tra l'altro, mica soltanto l'essere umano. Sappiamo benissimo come questa dimensione sia esplicitamente presente nel mondo animale, nel mondo vegetale. Insomma, la bellezza è un filtro della conoscenza. E tuttavia non è ben chiaro poi come possa definirsi, perché è soggettiva. Prima il critico del film diceva: io non mica posso convincere qualcuno che un quadro è bello. Se il ritratto di Innocenzo X di Velázquez è bello o non è bello, lo posso affermare io, ma se qualcuno non lo pensa e non lo condivide, non c'è nulla da fare. Arriva l'anno santo, il Giubileo, 1600. Tutti gli artisti vanno a Roma, ci va pure Guido Reni. E comincia a muoversi tra Roma e Bologna, appunto alla ricerca di importanti committenti. Si segnala come pittore dotatissimo, forse più di ogni altro della sua generazione, un leader. Ecco, qui forse il parallelo con Renzi funziona. È un leader, anche intransigente. Tanto è vero che cominciano i guai per lui, perché da una parte produce opere enormemente superiori a qualunque altro. Ecco, pensate una cosa del genere. Consideriamo, adesso senza voler entrare in giudizi di sottile estetica, è un'opera dal vivo di grandi dimensioni, ma è evidente a chiunque l'evidenza delle immagini, come si pongono nello spazio, come si presentano al cospetto dell'osservatore, profondamente vere, ma nel contempo fortemente idealizzate,
nel senso che la descrizione anatomica, le luci, l'impostazione denotano da un lato una perfetta messa in scena della storia, però dall'altro anche una sorta di idealizzazione, per dire in questo caso un'azione drammatica, cruenta, come fu la crocefissione di San Pietro. Ero crocefisso con la testa in giù, ficcato dentro la terra, massacrato dai suoi torturatori, viene percepita dall'osservatore in una dimensione epica, grandiosa, magniloquente. Emerge dal dipinto quella dimensione della magnanimità dell'artista, il cui primo desiderio è di presentare al suo osservatore un mondo di grandi intelletti, di grandi personalità, un mondo eroico in cui i cattivi e i buoni comunque appaiono all'osservazione visiva magnanimi. Questo grande dipinto, che oggi non è nel luogo per il quale è nato, all'Abbazia delle Tre Fontane a Roma, ma è nella Pinacoteca Vaticana, fu tolto ab antiquo dalla Chiesa e oggi fa bella mostra di sé nel grande salone della Pinacoteca Vaticana, che annovera alcune delle più importanti pale d'altare, così le definiamo, i quadri da chiesa, direi di tutta l'arte del Seicento. Questo quadro oggi è nella stessa sala dove c'è la deposizione del Caravaggio, dipinta più o meno nello stesso momento storico, siamo nel 1603-4, proprio all'inizio del Seicento con questo quadro. C'è l'ultima comunione di San Girolamo del Domenichino in quella sala, un collega di Guido Reni, quadro meraviglioso, c'è una pala del Poussin, insomma, soltanto recandosi nella Pinacoteca Vaticana ed entrando nel salone in cui si trova questo quadro si può avere un'esperienza estetica di primissimo piano per la comprensione dell'arte del Seicento. Crocefissione di San Pietro, che Guido Reni eseguì a Roma quando era al servizio di uno dei più grandi committenti dell'epoca, quasi tutti ecclesiastici nella fattispecie, era il cardinale Pietro Aldobrandini, una figura su cui varrebbe la pena di soffermarsi se noi volessimo ripercorrere la storia dei grandi committenti. Nella contrapposizione tra l'italiano Reni e lo spagnolo Velázquez, la questione della committenza è interessante, si può sintetizzare in una forte contrapposizione. Guido Reni è un artista, grande maestro, qualificatosi come tale quasi quasi fin dai primissimi anni della giovinezza, che passa tutta la sua vita in un continuo conflitto con i committenti, una continua ricerca della committenza e un continuo andirivieni di successi e disastri, diciamo così. In riferimento a una miriade di committenti, protetto da alcuni grandi committenti, che egli però disprezza profondamente, perché abbiamo delle testimonianze nelle fonti commoventi di Reni che si lamenta parlando dei suoi committenti dicendo: sì, per guadagnare bene devo rivolgermi al cardinale Aldobrandini o piuttosto al cardinale Borghese, ma non capiscono niente d'arte e sono indegni di dialogare con me, addirittura si permettono di fare qualche osservazione quando io compio l'opera e gliela faccio vedere. Ma che cosa debbono dire, dice Reni, queste commoventi testimonianze? Debbono pagare, punto e basta. Perché tanto l'arte la capisce in primis quello che la fa e la capisce molto meglio colui che non la paga, ma colui che la viene a vedere, diciamo,
le persone semplici, le quali invece l'arte la capiscono. Era di temperamento caldo et umido, di statura straordinaria, di faccia maestosa, con occhi cerulei, capelli castagnacci scuri. Finalmente un grande artista approda alla corte del cardinale, diventandone amico. È Guido Reni. Il suo ritratto del cardinale esprime nella compostezza controriformista un messaggio di pienezza formale, di raggiunta maturità stilistica. Mani bellissime a meraviglia, carnagione bianchissima, un colosso meravigliosamente ben formato. In questo maestoso ritratto di Guido Reni, il cardinale siede elegantemente di tre quarti davanti allo scrittoio e assiste con lo sguardo ironico e benevolo all'andirivieni dei suoi ospiti. E quindi comincia ad aspirare alle grandi committenze del suo tempo ed entra nelle grazie del cardinale Scipione Borghese, il più famoso dei committenti dell'epoca. Ecco il grandioso affresco, copre la parete intera, una sorta di consesso grandioso. La scena rappresenta semplicemente tutta la cappella è dedicata a Sant'Andrea e gli affreschi che vi sono raccontano la storia del suo martirio. Un'opera che viene compiuta da Reni in questa fase e in cui il cardinale Scipione Borghese lo porta in palma di mano e lo considera il grande cantore di un mondo grandiosamente classicistico, come veniva predicato all'epoca a Roma. E ecco un altro dei lavori che in quegli anni Guido Reni compie per il cardinale Borghese e per suo zio il Papa Paolo V Borghese, questa nascita della Vergine. Questa si trova nella cappella L'Aurora nel casino borghese, oggi Pallavicini, perché l'edificio che il cardinale Scipione Borghese aveva fatto costruire quasi a fianco del Quirinale, del Palazzo Papale, quindi sostanzialmente un'altra residenza di famiglia, poi nei secoli ha cambiato proprietà e oggi noi chiamiamo questa piccola costruzione Casino Pallavicini Rospigliosi, dal nome degli ultimi proprietari, ma l'Aurora venne fatta per il cardinale Borghese. E anche questa naturalmente è un'opera che, come posso dire, può essere apprezzata soltanto in una visione dal vivo. È un grandissimo affresco che troneggia sulla volta di questa piccola palazzina che si trova al fondo di un giardino e che oggi le cui finestre guardano sulla via 24 Maggio che porta al Quirinale. Il cardinale Borghese aveva fatto costruire questo piccolo edificio che sostanzialmente è una sorta di luogo di ricovero, di quiete, dove radunarsi con pochi e sceltissimi amici, dove esercitare, diciamo, alcuni momenti particolari della giornata e della vita politica e culturale. È composto di tre ambienti: uno centrale, più grande, sulla cui volta c'è l'Aurora di Guido Reni, e due laterali. L'argomento generale dettato dal committente è la Gerusalemme liberata e, per così dire, gli aspetti lirici, più lirici e epici del contempo della Gerusalemme liberata. Dobbiamo tenere conto che all'epoca, quando Reni lavora a questo affresco, il nome di Torquato Tasso, autore della Gerusalemme liberata, era forse quello di maggiore fama, di maggiore riferimento per
gli intellettuali e i poeti del tempo. La Gerusalemme liberata comincia con una immagine proprio del giorno che nasce. C'è Goffredo di Buglione che dovrà liberare il Santo Sepolcro, sta dormendo e si alza la luce dell'alba e il grande condottiero riceve una sorta di messaggio celeste che gli indica la strada da percorrere, gli indica le sponde del Libano verso le quali egli avanza per poi scendere alla conquista di Gerusalemme, e tutto il poema discende da questo. E Reni probabilmente si ispirò appunto a questi versi, peraltro magnifici, e compone questo affresco che è in qualche modo una vera e propria apoteosi davvero di un mondo che sta nascendo, di un'aurora dell'arte stessa, un'arte fatta di grandissima evidenza delle immagini, di presenza fisica poderosa e nello stesso tempo però di un clima lirico, introverso, carico di un cromatismo, carico a sua volta di luce, e tuttavia più orientato verso l'intimità lirica che verso la retorica, come dire, dell'epica. Raccontano alcune fonti che questo lavoro, che rese Reni celeberrimo, rispettato e apparentemente molto desiderato poi da altri committenti, fu creato invece in mezzo a liti inenarrabili. In realtà il cardinale non apprezzava tanto questo modo di fare, tanto che si racconta che Reni comincia il lavoro nell'autunno dell'anno precedente, il 1613, poi lo interrompe bruscamente e torna a Bologna. C'è uno scambio tra lui e il committente, poi di mala voglia ritorna a Roma, è vero, nei primi mesi del 1614, e in gran fretta, come proprio per levarsi questo fastidio, conclude l'opera, pur di non stare a sentire il cardinale Borghese, con cui aveva una sorta di incompatibilità assoluta. Gli screzi con l'amministrazione papale continuano implacabilmente, e Reni a un certo punto decide che proprio a Roma non ci può stare. Ritiene dunque di tornare stabilmente a Bologna, cercando un'altra tipologia di committenze, e si rivolge verso i Gonzaga di Mantova, che all'epoca erano tra i più grandi mecenati, committenti e politici dell'Italia disunita del tempo, e di cui il frutto più maturo e davvero possente è la Pala dei Mendicanti, questa incredibile pala d'altare, questa sorta di cattedrale dipinta, è vero, in cui in basso c'è il più bello omaggio da lui reso alla sua città, c'è proprio Bologna rappresentata davanti a San Carlo Borromeo che venera il crocifisso. Una veramente una sorta di epica figurativa, come se la pala d'altare di una chiesa fosse un romanzo, un poema epico di cui si possono raccontare i vari capitoli, i vari momenti, dal compianto sul Cristo alla meditazione dei santi, ai puttini che giocano intorno alla amatissima patria, non troppo benevola però con lui. Si comincia a spargere la voce sul caratteraccio di Guido Reni. Alcuni testimoni dell'epoca cominciano a dire: ah, per carità, è una persona intrattabile, poi ha satanato di soldi, vuole solo i soldi, anche perché è un dissipatore, perché è un giocatore incallito, tipo Vittorio De Sica. Fa soltanto due cose nella vita:
dipinge, e indubbiamente molto bene, e poi gioca a carte, fa tutti i giochi possibili e immaginabili, ha sempre bisogno di soldi. Questa fama è rimasta radicata nella storia, anche se, studiando i documenti di archivio, non c'è nessuna prova assoluta che fosse così. Fatto sta che cominciano a guardarlo di malocchio. Viene però notato da una delle più grandi autorità culturali della Roma del tempo, l'ambasciatore di Spagna, il quale in quegli anni riceve dal suo re, è vero, dei dispacci che gli segnalano che c'è un giovane artista spagnolo di grandissimo talento, giovanissimo, che vorrebbe venire a Roma per imparare la pittura, perché in verità i più grandi maestri stanno tutti a Roma, per esempio Guido Reni. Questo giovane si chiama Diego Velázquez, ovviamente, ma i due uomini forse non si incontreranno mai. Reni fa dei lavori per l'ambasciatore di Spagna, pregevolissimi, tra cui dipinge un quadro meraviglioso, Il ratto di Elena. Ma al momento della riscossione immediatamente si scatena un conflitto. Reni si permette addirittura di minacciare l'ambasciatore di Spagna. Viene addirittura carcerato. Poi lo liberano, ma comincia un po' il suo declino. Sì, continua a lavorare, fa opere meravigliose, eccetera, ma ormai è entrato negli anni 30. Ci sono numerose testimonianze di una sua depressione vera e propria. Eppure, proprio in quel periodo, compie opere memorabili, mirabili. Uno dei capolavori assoluti di Guido Reni, Tenero, Diafano, Ceruleo e Sexy, San Sebastiano. Guido Reni, La fortuna. I genovesi comprano anche da emigrati, cioè comprano quando vanno a cercare fortuna fuori città, come in questo caso incredibile. Questa è l'Atalanta Eipomene che Guido Reni aveva dipinto nel periodo in cui si era un po' avvicinato all'ambiente spagnolo, aveva avuto rapporti con l'ambasciatore di Spagna, ne abbiamo appena parlato. Questo elemento che ai contemporanei piacque enormemente, della armonia e della euritmia nella formula, e questa è la corsa di Atalanta Eipomene, che è una storia bellissima, che lui per fermare la corsa fa cadere a terra, è vero, un frutto particolare, lei si china per raccoglierlo e resta indietro. E questa immagine della corsa che si ferma e resta come sospesa fece dire ad alcuni esegeti del tempo di quanto Reni avesse mantenuto nella sua pittura il suo essersi formato anche come musicista. È una cosa interessante, perché insomma il concetto di armonia, equilibrio, euritmia sono concetti in primo luogo musicali, e questo senso mirabile del ritmo che Reni inserisce in alcune opere della sua maturità, qui nell'Atalanta Eipomene si vede molto bene. Questo interessò molto, questo modo di pensare la pittura, un energico come Velázquez. Ho messo accanto alla la cosiddetta pala del voto, una delle grandi pale d'altare che Guido Reni fa nella sua tarda attività. Si chiama del voto perché c'era stata una pestilenza terribile. Poco dopo il passaggio di Velázquez a Roma, se l'è cavata per poco, perché mentre rientrava
in Spagna ci fu questa pestilenza che colpì Bologna in un modo terrificante. Passata la pestilenza, si fecero opere d'arte, è vero, dedicate al culto della Vergine che aveva restituito la sanità alla città e ai santi protettori. E Reni eseguì, e ancora una volta si vede sotto, la città guarita dall'intervento salvifico. E gli antichi dissero che Reni, nell'ultima fase della sua vita, aveva cambiato stile. Lo chiamarono la seconda maniera. Diventa sempre più etereo, serafico, con una punta di retorica dell'immagine, cosa che poi gli verrà rimproverata nei secoli successivi. Eppure, quale armonia è mirabile, quale equilibrio in una rappresentazione alla fin fine banale dei santi che guardano estatici verso il cielo, la Madonna appare e riporta la sanità. Certo, il timbro cromatico è proprio quello della sanità, una luce pulita, una serenità euritmica che cala sul contesto. Però è vero che l'ultima fase di Reni perde un poco di potenza, quella potenza rappresentativa che l'aveva reso mirabile agli occhi di tutti. Una delle opere avanzate di Reni, che però gli restituiscono una immensa fama, è il San Michele Arcangelo che conculca il demonio che è stato fatto per Roma. La sua non amatissima Roma riceve però, nell'ultima fase, riceve alcune opere veramente memorabili. Due in particolare. Una è la grande pala d'altare della chiesa della Trinità dei Pellegrini, che non so se è capitato ai presenti di visitare. Si trova a fianco a Ponte Sisto e si chiama Trinità dei Pellegrini perché è officiata dalla Confraternita dei Pellegrini, coloro che accoglievano, diciamo, quella confraternita che faceva il lavoro che oggi si fa a Lampedusa, diciamo così. Quelli che accoglievano tra le loro braccia affettuose e non sempre affettuosissime, e coloro che venivano a Roma, ma in questo caso pellegrinaggi di carattere religioso. Però comunque, con questa dimensione dell'accoglienza, Reni fece per loro una immensa pala d'altare che tuttora è conservata nella chiesa. Chi la vuole vedere deve andare a visitare la chiesa, ne vale la pena. E poi fece il San Michele Arcangelo per la chiesa dei frati cappuccini Santa Maria della Concezione, che oggi tutti chiamano la chiesa di Via Veneto. Sta all'inizio di Via Veneto. È un quadro che fece dire ai contemporanei come l'idea della bellezza, la grande bellezza, sempre cercata da Reni nel corso della sua parabola, avesse trovato in questo quadro un momento di sintesi davvero magistrale. Ecco un modello supremo, affermarono alcuni esegeti del tempo, ecco un modello supremo di bellezza. A proposito del San Michele Arcangelo, ci vorrei avere avuto, dice Reni, un pennello angelico per formare l'arcangelo e vederlo in cielo, e invano l'ho cercato in terra. Alla fine l'ho riguardato in quella forma che nell'idea mi sono stabilita. Usa questo frasario concettoso. Vuole intendere, in altre parole, che la bellezza non risiede in un singolo dettaglio, ma risiede nell'idea stessa della bellezza. Ho contemplato l'idea della bellezza e ho creato l'arcangelo. Dove sta quest'idea? In nessuno in particolare, è nella mente dell'artista. Ma è interessante ciò che aggiunge dopo. Anche l'idea della bruttezza. Ma questo lo lascio spiegare nel demonio, perché lo sfuggo, perfino col pensiero.
né mi curo di tenerlo a mente. Una frase apparentemente, vabbè, niente di straordinario, ma Reni dice: l'artista deve conoscere l'idea del bello e del brutto, e tutte e due deve avere, però c'è una differenza, che mentre il bello è ciò che è desiderato e quindi è ciò su cui io concentro la mia attenzione e la mia memoria, il brutto lo formulo, ma in modo tale che venga dimenticato. Io stesso che lo formulo, lo accantono dalla memoria. Però il brutto c'è, e come? E Reni dice: io lo rappresento, ma lo rappresento allontanandolo dalla memoria. Ma la memoria non è forse il tema dei temi? La memoria? Non siamo tutti noi disposti a riconoscere che la memoria è uno degli elementi fondamentali della bellezza? Che cosa si ricorda se non ciò che ci piace, che è gradito al nostro spirito, ma anche ciò che non ci piace? Tuttavia, sappiamo bene che nella memoria il brutto in qualche modo ha una sorta di riscatto, di nobilitazione. Cioè, è come se Reni volesse dire: il bello e il brutto non sono contrapposizioni, sono entrambe componenti dell'opera d'arte. Però ci sono dei passaggi per passare da uno all'altro, ma in realtà possono essere compresenti. Compresenti. La memoria, la memoria. L'arte è imitazione della realtà e tuttavia la può plasmare verso il 1640 e all'apice della gloria. Maturo di età, ma sempre afflitto da mille problemi. Tuttavia non si gode granché questo momento, ormai anziano, ma insomma di grande successo, perché muore nel 1642.